la sua salvezza. In mezzo ai popoli narrate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono, si rallegrano gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Esultino davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Oggi è nato per noi il Salvatore. Dalla lettera di San Paolo, apostolo a Tito. Carissimo, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Una grande gioia. Oggi vi è nato un Salvatore, Cristo Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto da quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce,
e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo anche una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra a tutti gli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Un saluto affettuoso a tutti e un caloroso augurio di Buon Natale. Ho ricevuto un ordine preciso e severo di non nominare nessuna autorità, però permettete che nomini il dottor Gianni Letta, che rappresenta il governo, rappresenta il Presidente del Consiglio, e ringrazio anche tutte le autorità civili e militari. Ringrazio tutto il popolo dell'Aquila che è qui questa sera. Un saluto particolare a Sua Eccellenza Monsignor Giovanni D'Ercole, nuovo vescovo ausiliare, da poco vescovo ausiliare dell'Aquila. Un saluto a tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose e a tutto il popolo di Dio. Un grazie a tutti i volontari, a tutte le maestranze, a tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo miracolo questa sera, trovarci qui nella bellissima, anche se ferita, anche se devastata dal terremoto, Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che è per tutti noi aquilani un simbolo ricco di tanta storia e questa sera anche di tanta speranza. In una delle letture delle sante messe di Natale c'è il profeta Isaia che esorta l'antico popolo di Dio alla gioia. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Carissimi fratelli e sorelle dell'Aquila, carissimi fratelli e sorelle presenti qui questa sera, riportando a noi e alla nostra città le parole del profeta,